Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su Firefighters 2014. Ebbene sì, siamo passati a un qualcosa di diverso, a un qualcosa che mi ha sempre appassionato, cioè Vigile del Fuoco. Qui simuliamo un po' la vita di un vigile del fuoco, da quando sta al comando a quando esce a fare spegnere incendi, incidenti. Praticamente lavoriamo come vigile del fuoco. È un gioco tra virgolette semplice perché, come potete appunto vedere, non ha nulla di speciale, non posso mettere joystick, non posso aggiungere volanti. Devo ancora capire bene il discorso volume, infatti poi farò uno stacco dopo per controllare un po' il volume perché mi sembrava un po' troppo alto. Quindi io ve lo dico già adesso, se vi piace, voi nei commenti ovviamente scrivete sì o no, continua, non continua, non mi piace, fa schifo, mettete quello che volete, però è una cosa che a me piace, una passione che porto avanti da quando ero piccolo, perché tanti bambini quando erano piccoli erano fissati con i camion dei vigili del fuoco, questo e quest'altro, e noi andremo tramite questo simulatore a intraprendere una carriera appunto da vigile del fuoco, partendo da un livello basso fino a un livello alto. Poi dopo un tot di missioni ci sarà una missione speciale, diciamo una missione un po' più difficile, dove appunto dovremo andare a spegnere incendi, incidenti, portare in salvo persone e cose così. Per cui io direi di partire subito. Quindi facciamo nuova partita. Ho tolto la musica perché comunque a me non mi piace avere la musica nei giochi così. Aspettate che mi sistemo un attimo, così magari mi vedete meglio. Ok. Sì, poi anche questa cosa di mettermi con tra virgolette webcam, perché la fotocamera io non ce l'ho la webcam, così potete anche vedermi mentre gioco. Ecco, qui vediamo la presentazione, vedete, siamo praticamente in un paesaggio tedesco perché i mezzi sono tedeschi, i nomi sono tedeschi perché Feuerwehr, una roba del genere, sono i vigili del fuoco tedeschi. E dicevo, siamo in un paesaggio tedesco, boschi, cittadine, così. Ecco qua, vedete, nella presentazione vi fanno già vedere più o meno i mezzi che abbiamo. Abbiamo camion, abbiamo furgoni, abbiamo ambulanza e piano piano useremo tutti questi mezzi. Aspettate che mi sistemo un attimo perché sennò non capisco. Intanto che fa la presentazione, vediamo un po'. E beh, sì, passiamo da agricoltura a vigile del fuoco, proprio un passaggio così netto. Come vedete qua loro stavano già spegnendo un piccolo incendio, qua sembra più una grigliata, stanno facendo una grigliata, ha preso fuoco. Eccoci qua. Benvenuti a Firefighters 2014, The Simulation Games. Se questa è la tua prima partita, ti consiglio di completare il tutorial per orientarti rapidamente nella stazione dei pompieri. Beh, adesso tutorial non ci servono. Quindi premi E. Ecco qui. Ok. Autopompa ausiliare a Florian 6. Ok. No, non ci sto in ufficio. Pace. Allora, praticamente, questa, vabbè, è la nostra caserma. Possiamo interagire con un po' di cose, come per esempio la luce. Sì. Vedete, possiamo accendere la luce nei garage. È pesantino come gioco, eh. Poi possiamo lavare, aggiustare i mezzi, per esempio adesso vi faccio vedere, vi apro qua. Vi apro qua, andiamo a prendere la nostra autopompa che era la 6, eccola qui.
Saliamo a bordo, purtroppo non possiamo mettere niente di speciale. Vedete che mi tocca giocare con la tastiera. Per la visuale, visuale, N luci, F5, F6, visuale libera, F7. Ok. Vedete, io adesso la sto portando praticamente nell'officina. Ok. Possiamo prima di tutto lavarlo. Usa il manometro. Ah no, adesso è il manometro per controllare la pressione degli pneumatici. Deve stare comunque sulla linea verde. Deve stare sul verde, quindi tiriamo proprio pressione a manetta, così per un po' siamo a posto. Ok. Accettiamo, cioè ragazzi, per un cassonetto dobbiamo andare. Accendiamo i lampeggianti con V. E dirigiamoci, vediamo un po' dov'è. Di qua, ok. Troppo Fraps mangia FPS, ma fa niente. Sirene. E andiamo verso, vedete la mappetta, dobbiamo andare a destra, dobbiamo seguire il punto che lampeggia. Mettiamoci in cabina, così almeno vediamo qualcosa. Abbiamo di fianco anche un amico. Sì, il nostro collega, devo controllare un po' la sensibilità del mouse perché è un po' troppo. Adesso non è che facciamo tutta la strada perché qua adesso ci farà un taglio. Quando becchiamo queste gallerie vedete che salta. Usa la manichetta di mandata per creare un flusso d'acqua tra idrante e veicolo. Qui praticamente simuliamo tutto. Perché se non abbiamo per esempio più acqua nella nostra cisterna dell'autopompa, possiamo tranquillamente prenderla dagli idranti. Eccoci qua. Qua c'è il benzinaio, qui abbiamo la cittadina. Adesso usciamo fuori perché vedo poco. Andiamo avanti, dovremmo essere quasi arrivati. Ok, il fumo sale da qua, abbiamo già i colleghi qua, eccolo lì il cassonetto. Qui penso che possa bastare un estintore, adesso diamo un'occhiata, spegniamo le sirene. Abbiamo 4 minuti di tempo, apriamo i nostri vani che vediamo cosa abbiamo dentro, così da ricordarci. Te proprio qua ti dovevi mettere, mi bagni tutto. Vediamo qui cosa abbiamo, qui c'è roba che non ci serve. Momentaneamente io ho bisogno di un estintore, quindi probabilmente dovrò andare di qua. Estintore qua, vediamo un po' l'estintore com'è. Usa l'estintore per combattere piccoli incendi. Ok, quindi vediamo un po' se riusciamo. Beh, piccoli incendi mica tanto. Sempre tenendo premuto il tasto del mouse, noi andiamo a spegnere il tutto, però mi sa che qua no, dobbiamo prendere la manichetta. Quindi posiamo il nostro estintore, prendiamo la manica, la lancia doccette usata per combattere gli incendi, quindi questa, e la mettiamo qua, agganciamo al rubinetto dell'acqua, eccola qui, e prepariamo, ecco qua, lì è spento, combattiamo lì sulle casse. Poi dovete stare all'occhio perché guardate, se io smetto, vedete che lui si rafforza ancora e torna in fiamme, quindi è tutto giù lì.
Le scatole, perfetto. Abbiamo praticamente finito. Sì, come spegnimento incendi diciamo che è un po' troppo veloce secondo me. Tabonoti, che qui c'è l'incendio, non stiamo giocando, cazzo ti suoni. Ma adesso chiudiamo il tutto e possiamo tornare a casa. Tornare a casa ovviamente al viaggio contrario. Spegniamo i lampeggianti. Torniamo verso casa. Sì, va bene, dai. Olè. E per cui noi adesso ci vediamo tra poco quando siamo poi a casa. Ok, allora. Sto ritirando il mio bel camioncino che sembrerebbe un man. Adesso non vorrei dire una cavolata. Faccio che lasciare aperto il portone qua, tanto tra un po' dovremo uscire di nuovo. Dicevo, qui siamo nella nostra caserma, come potete vedere. Saliamo e andiamo su verso le camere. Qui non si può aprire, qui altra luce. I nostri vigili del fuoco che ci parlano. Fuck you. Qui abbiamo le porte interattive, qui è la palestra, vedete dove ci possiamo allenare, ovviamente non possiamo farlo, però è tutto solo figurativo. Qui abbiamo varie stanze, queste sono spogliatoi, qui, aspetta, qui, boh. Questo è il bagno, tutti i bagni. Qua sono uffici. Sì, dai, via. Show. E qui dovremmo avere le stanze da letto. Probabilmente, sì. Vedete, stanze da letto. Non è la mia. Che la mia dovrebbe diventare blu. Qui proviamo di qua. Altre stanze da letto. Qui neanche. Mazza, come sono molto semplici come stanze da letto, non mi piacciono molto. Madonna, sto cazzo di sto mouse, devo diminuire un po' la sensibilità perché mi sembra veramente tanta. Adesso quando arriverò nella mia stanza, guardate il culo, arriverà la missione da fare, eh? Questo neanche. Ok, qua altra stanza da letto. No, no, hello, hello, e parlano, hello, hello, qua, per riposare per 4 ore, ok, il riposo regolare può aumentare permanentemente le tue prestazioni, per riposare per 4 ore il mio turno, ok. Vabbè, adesso dovrebbe arrivare un'altra missione, in teoria, se non ci fanno aspettare chissà quanto. Noi facciamo che scendere. Sorry. Stiamo qua nei paraggi che non si sa mai. Ok. Come vedete abbiamo il furgone, dove possiamo appunto interagire, aprire cose varie. Non possiamo guidarlo momentaneamente, ma ci daranno anche lui in teoria prima o poi. Le due autopompe, la 2 e la 3. C'è la macchina tra virgolette che ha su segnalamenti, cartelli e cose varie. Abbiamo l'ambulanza. Poi abbiamo la mia autopompa di adesso, l'autoscala che ci daranno più avanti e il... Questo è un camion multiuso, è un polisoccorso praticamente, c'ha un po' di roba dentro. E basta, qui ripeto, questa è l'officina dove possiamo appunto mettere a posto i nostri camion, tipo ricaricare la batteria.
Abbiamo le chiavi inglesi per mettere a posto. A tutti i servizi di emergenza ci hanno appena comunicato che il chiosco del barbecue della foresta di Brusnov ha preso fuoco. Quindi qua dobbiamo uscire tutti. Perfetto. Abbiamo visto che sono già usciti due, questa volta avremo compagnia, aspettiamo gli altri che non si sa mai, eccoli qua. Ops, ops, ops. E andiamo verso la foresta. Seguiamo anche i nostri amici qua. Mettiamoci in cabina. Vedete, abbiamo dietro già un altro mezzo. Qua dentro sono usciti tutti i servizi. Ah, beh, clacson. Però sei un po' lento, eh. Ok, qua adesso ci fa saltare. Puoi sempre trovare estintori pieni nel deposito dietro la scala girevole. Ok. E intanto qua, ragazzi, si è fatto buio. Accendiamo le luci con N, magari ci vediamo qualcosa in più. Accendo fa finta. Ah no, sono Q. Ah, eccole qua. Ok. Devo andare dentro la foresta. In totale sono rimasto da solo perché quando fa sti stacchi io rimango da solo. Non mi ricordo ogni quante missioni, ogni tot missioni, arriva la missione speciale. Però io direi di fare questa missione e poi salutarci perché non vorrei appunto dilungarmi troppo con il video, dato che dovevo girare di là. Andiamo di qua e giriamo in su. Qui siamo in una bellissima foresta. Sgomma anche, guardate se riesco a farlo. Dai. Oh mamma, oh mamma. Rovinato tutto. Eccoci qua. Eccolo qua. Ah, però. Schiacciato uno. Questo già è un bel incendio rispetto a quello di prima. Qua serve assolutamente questo qua, che è la bombola d'ossigeno. L'apparecchio di respirazione ti protegge dai fumi pericolosi. Indossiamolo, ecco qua, almeno siamo anche più sicuri che non ci venga qualcosa. Apriamo tutto quanto. Occhio, qua c'è qualcosa che cade. Prendiamo la manichetta, attacchiamola e attacchiamo le fiamme adesso. Che bello, da terra. Tanto qua 2 secondi è spento, quindi sperando, perché qua vedo che è bello attivo. Noi attacchiamo di qua. Occhio, occhio. Casca tutto qua. Teniamola dietro, così siamo anche più sicuri. Spegniamo qua sotto.
Sì, beh, noi passiamo in mezzo all'acqua, chi se ne frega. E così. Spegniamo là. Qua c'è qualcosa di acceso ancora. Dove? C'è ancora qualcosa di acceso. Solo loro lo vedono acceso. Qui c'è del fumo che viene su. Ha estinto l'incendio impedendo che si propagasse la foresta vicina. Puoi ora terminare il tuo turno. Perfetto. Eccoci qua. Vediamo un po'. Oh, bene. Grado di vigile del fuoco con effetto immediato. Benissimo. Ambulanza, ok. Va bene. Certo, io li tengo bene i mezzi. Come Marco. Everybody take care. Va bene. Quindi ragazzi, la partita è stata salvata, per cui la prossima volta, se volete, appunto lasciate nei commenti se volete che vada avanti, faremo delle missioni con l'ambulanza sperando che arrivi la famigerata missione bonus, che è quella un po' più difficile, che c'è anche una scenetta all'inizio e tutto quanto. Per cui mi raccomando, bei pollicioni in su se vi è piaciuto, commenti se volete che continuo. E vi rimando poi a domani o dopodomani con un nuovo video della serie FSH o comunque qualcos'altro. Per cui io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!